Bene ragazzi, lei è Esmeralda, la vostra nuova compagna di classe. Glorious, no, I won't give in till I'm victorious, and I will defend. Ma sentiamo Esmeralda cosa ha da raccontarci di interessante. Una minchia. Ma prima di iniziare la nostra manifestazione, presenteremo a tutti gli esclusivi invitati del nostro fantastico party il nuovo e rinnovato Inno d'Italia. Vroom vroom, scu scu, fratelli, stop Italia, io l'Italia, siete sta Bentelmo, sto di scibio, io. Ma che inno è, scusi? Oh, frate, è pro Charlie Charles e lui non ne sbaglia manco una, manco l'inno d'Italia, capito? Oh, raga, stasera cenate insieme, eh? Ma sì, dai, ci sta. Facciamo una bella grigliatona ignorante di questo. No, io sono vegano. Io sono celiaco. Io sono vegan celiaco. Vabbè, allora mangeremo sta ceppa di minchia. Ma senza glutine, eh? Ma no, Jacopo, Jacopo, dai, il futuro è gluten free. Oh, raga, sapete cosa fa un maiale quando cade dal quinto piano? Speck! Speck, sto volando! E invece sapete cosa fa una mucca quando ha il fucile in mano? Va a caccia, capito? E invece sapete cosa fa uno che fa battute di merda? Cosa? Muore! Addio, addio, amici, addio. Aspetta! Ci no, dobbiamo lasciare! Come se non bastasse, il nostro Clay è circondato da personaggi alquanto strambi. C'è Justin Foley, che prima di diventare un personaggio cazzuto, ci viene presentato come un idiota che si lecca le labbra. Oh mio Dio. Dai, smettila. Oh mio Dio. Ma sei scemo? C'è Bryce, il personaggio più odiato e concepito con il quoziente intellettivo di una scimmia. Niente, oggi sono andato lì però. Oh raga, avete provato i fidget spinner? Sono una droga. Senti, ma figurati se proviamo quel coso lì da ritardati. Dai, non abbiamo mica 12 anni, ti prego. Ma prima di giudicare provate, no? No. Dai. No. Dai. E va bene, dammi sto coso. Sono bellissimi. Ne voglio altri 50. Aspettativa. Jacopo, quest'anno basta fare i barboni, basta spiagge libere, spiagge private, lettino ombrellone tutta la settimana, d'accordo? Ci sta, dai. Così, quanto viene un lettino un ombrellone? 5 euro al giorno. Ma sì, dai, lo prendiamo. Realtà. Scusi, quanto viene un lettino un ombrellone? 70 euro al giorno. E la madonna. Ma sai che la spiaggia libera non è così male alla fine, no? Da quel senso di... Libertà, no? Libertà. Libertà. Aspettativa. Allora, come state le vacanze? Tutto bene, tutto bene. Bene, bene, sono stato a Ibiza. Un po' caretta, però vabbè. Divertente. Of when we used to dance, but now I don't know where you are. Capito il bomber, Ehi, sai, mi sei mancato tanto. Le vacanze erano bellissime. Ormai conti i tuoi occhi. Ti amo. I'm thinking of you. Le vacanze estive erano bellissime, ma mai quanto i tuoi occhi. Ma muori! Ti amo, Jacopo! Anch'io ti amo! Baciamo, ma lasciatemi stare! Andate via! Salve, sono Alessandro Manu. Comunque, in tanti me l'avete chiesto, ed eccomi qui, per la prima volta, completamente in solitaria. Preparatevi, perché... non ho la più pallida idea di che cosa caricherò, quindi potrete vedere veramente di tutto. Anzi, se avete qualche consiglio, commentate pure sotto. Ah, mi ricordo che una volta, durante una live pantelliana, c'era un hashtag che era andato un sa... no, mi sa che quasi rischia il ban. Anzi, il ban, hai capito? Banoni, ban. No. Io vado, ci vediamo stasera, buona giornata, grande bello. Vano. Ciao. Oh, quasi vado anch'io, Bella, mi raccomando, ciao. Vano. Oh, stasera carico, ti voglio proprio carico come una bella, Carico la grande. Madonna. Cosa c'è? Ma cos'è sto odore? Oh, raga, non toccate questo che puzza come una fogna. Ma ti lavi?
Ehi, ascolta, devo dirti una cosa. Se te lo stai chiedendo, sì, c'è un'altra. Abbiamo già pensato di fare il giro del mondo insieme. Oh, tu fuori dall'Europa non ci vuoi mai andare, io lo devo fare. Ma poi che memoria, si ricorda davvero di tutto. Cioè, ogni mio progresso per lei è davvero prezioso. Infatti, tante volte le chiedo di ricordarmi le cose che dovrei ricordarmi io. Oh, ma poi ha esclusive per ogni gusto. Cioè, facciamo cose che gli altri neanche si immaginerebbero di fare. Te compresa. Scusami, forse mi sono dilungato un po' troppo. Ma questo è quanto. E anche se dura, è meglio per tutti se ci diciamo addio. Mi dispiace, PlayStation 3. Peggio per voi. Interroghiamo... Fermi tutti, nessuno si muova! Ma io... Zitto parato, ti rapisco! Lasciate stare il nostro pro! Faccia a terra! No, fermi! Aiuto! Chiamate la polizia! Oh raga, grazie per prima, eh. Ci avete risparmiato l'interrogazione. Figurati, è stato facile. Oh, ma facciamo un bel brindisi? Ma volentieri. Al prof? Dai! Al prof! Grande. Sì, però adesso dateci i nostri soldi. Come i soldi? Che soldi? Quali soldi? Dammi i soldi! Che soldi? Sono un po'... Nome? Alessandro. Lo. Cognome? Baroni. Zio. Età? 23. Quelli che c'ha lui. Da dove vieni? Varese. Aspetta un attimo, zio, non mi ricordo. Repubblica Italiana. Da quanto vi conoscete? 23 anni, purtroppo. Boh. Dove vi siete conosciuti? Sai che non mi ricordo, però sono quasi sicuro fosse una giornata di... Bah, guarda, è stata una congiunzione astrale, insomma, un incrocio dei destini che ha portato in questo caso fortuna a quell'altro, perché ha avuto l'onore del privilegio di conoscere una persona come me, no? Batman, non dovevi usare, te ne pentirai. Ti farò sanguinare, Superman. Clark, non smetti di cazzeggiare, sì o no? Ma io... C'è da lavorare in campagna! Chi lavora in campagna? Io devo affrontare Batman! Sì, certo, affrontare Batman! Qual è lo scopo della tua vita? Salvare il mondo? No, pelare le patate! Dai! Aia. Che devo fare il purè! E cosa faccio? E te vai a casa tua, ce l'avrai la famiglia, no? Ops.